Un viaggio sulle due ruote tra sport, tradizione e cultura sono le tappe proposte dall'itinerario targato Chianina Ciclostorica che con l'ottava edizione ha animato il borgo di Marciano e la Val di Chiana. Soddisfatto della buona riuscita della 3 giorni, il presidente dell'associazione Chianina Ciclostorica, Roberto Apolloni. È stata una manifestazione all'insegna del divertimento, un divertimento sano, un divertimento dell'amicizia e della goliardia. È stata una manifestazione dove ci siamo ritrovati 3 sere a far festa e 2 giorni in bicicletta, che dire di più? Grazie Chianina. Una 3 giorni, quella della Chianina Ciclostorica, che ci consente anche di porre l'attenzione su un tema importante, quello della valorizzazione del territorio, che in questo caso avviene con una cicloturistica, però si tratta comunque di un'iniziativa che mette in evidenza anche i prodotti locali e i paesaggi, il nostro territorio. Siamo già all'ottava edizione e siamo molto felici di poter avere questa iniziativa perché effettivamente attraverso il cicloturismo storico ovviamente andiamo a riscoprire quelle che sono le nostre tradizioni. Ma sicuramente andiamo a mostrare anche a coloro che vengono da fuori il nostro bellissimo territorio e non solo i nostri prodotti enogastronomici che, come si sa, sono molto importanti, sono molto buoni, sono conosciuti in tutto il mondo. Tra le iniziative collaterali è stato assegnato il premio Alberto Roggi a Quinto Menci, ex ciclista dilettante che ha corso numerose gare in tutta la penisola. A 87 anni, Quinto non ha perso la passione per la bici e continua a macinare chilometri ogni giorno percorrendo le strade della Val di Chiana. Grazie, grazie, ancora si va via, si fa i chilometri senza sforzo e auguro a tutti che tutti a 100 anni facciano quello che faccio io ora. È stato un dilettante che ha vinto tante corse, è stata una persona che la sua vita, anche se la sua carriera non è stata nel ciclismo, ma è stata segnata dalla bicicletta, perciò ci è sembrato giusto riconoscergli un bravo da parte nostra. Venendo alla ciclostorica, tra i partecipanti da segnalare la presenza dell'ex ciclista professionista Rinaldo Nocentini. Ciao a tutti, un saluto agli amici della Chianina. Oggi siamo qua, sono a Gargonza, abbiamo già fatto un bel 30 km, un caldo da morire, però è la prima volta, una bella esperienza. Sicuramente il prossimo anno sarò ancora con voi e adesso vediamo di arrivare a Marciano il prima possibile. Un altro momento particolarmente atteso è stato quello relativo all'esposizione di tutte le opere del concorso nazionale di grafica umoristica Chianina Comics, che ha visto la partecipazione di decine di vignettisti e caricaturisti che si sono messi alla prova sul tema Vieni avanti, Gretino. Un argomento di stretta attualità che con umorismo, parafrasando il titolo del film di Luciano Salce, ha voluto porre l'attenzione sul rispetto per l'ambiente e le tematiche green. È stato un appuntamento anche un po' discusso perché c'è stata controversia nell'interpretare quello che era il titolo. Qualcuno l'ha preso anche male riferendosi ai gretini di Feltri, insomma. Però noi siamo toscani, il nostro vernacolo ci permette anche di scherzare su certe cose. Appuntamento dunque all'edizione del 2023. A questo punto, al 2023, ma la voglio buttare più là, al 2024, perché sarà il decimo anno.